Maria Cristina Elmi Ferruzzi, altra protagonista di Storie di Successo, il ciclo di incontri condotto dal giornalista Michele Cocuzza che Asset Banca organizza con l'intento di raccontare le storie straordinarie degli imprenditori e delle imprenditrici che tengono a galla la nostra economia. Una protagonista di eccezione, l'imprenditrice proprietaria della Sibec, vicepresidente del CDA dell'Espresso, titolare dell'Europa Pubblicità e presidente degli industriali italiani in Albania. La sua storia comincia con una perdita e lì si sarebbe potuta concludere se non fosse stato per l'ostinazione di un'imprenditrice di razza capace di superare gli ostacoli e le sofferenze e rialzarsi dopo la caduta mostrando di avere visione del business e del suo futuro. Il capitale avrebbe dato i suoi frutti anche senza l'avventura dell'impresa, ma Maria Cristina Elmi Ferruzzi ha manifestato subito la volontà di rischiarlo per una missione, quella di portare la sua azienda al successo, come poi ha fatto. Il mio primo lavoro ad anni 23 nel gruppo mi è stato dato quello di seguire la concessionaria di pubblicità che avevamo. E questa concessionaria aveva un contratto con la casa editrice Universo, Grand Hotel, Intrepido, Modello, che all'epoca Grand Hotel faceva 1,5 milioni di copie settimanali. Pensate, 1,5 milioni, un settimanale. Il sentire il peso di 750 famiglie sul groppone ti fa riflettere, perché pensi alla moglie, ai due figli, che vanno all'università, che dovranno trovare un lavoro. Allora sei cauto, ma nello stesso tempo vuoi comunque il bene del tuo gruppo, il bene delle tue aziende. E lì l'imprenditore sa quando deve fermarsi o quando deve correre il rischio, perché se non si cresce non c'è niente da fare, si va all'indietro. Per rimanere fedele a se stessa, da giovane sognava di diventare giornalista. Tenersi più stretta possibile a ciò che si è, ha deciso di investire sulla stampa, di creare una ricchezza comune di parole con l'obiettivo di far diventare la collettività un felice universo.